Dopo aver fatto un monocolore bianco con lo smalto rosso e l'aiuto di un dotter, creo la sciarpina del pupazzo di neve. Ed infine, con uno smalto oro glitterato e l'aiuto di un pennellino a punta sottile, creo i particolari della sciarpa. Il tocco finale è ricreare i tre bottoni del pupazzo di neve con uno smalto nero e l'aiuto di un dotter. E questa è la nail art finita. Dopo aver fatto un monocolore con lo smalto bianco, creo un effetto sfumato, aiutandomi con una spugnetta da fondotinta e uno smalto verde. Dopo aver realizzato questa bellissima sfumatura, applico un top coat trasparente con all'interno tantissime pagliuzze verdi e brillantini multicolor. E questo è il risultato finale. Dopo aver applicato lo smalto rosso, non aspetto che si asciughi, ma vado direttamente ad applicare le paillette oro e rosse. E questo è il risultato finale. Dopo aver fatto un monocolore con uno smalto blu, creo una sfumatura effetto neve con una spugnetta da fondotinta e uno smalto bianco. Creata questa bellissima sfumatura effetto neve, applico uno smalto trasparente con tantissime paillette e pagliuzze bianche e argento. E questa è la nail art finita. Queste sono le quattro nail art che ho pensato per queste feste. Spero con tutto il mio cuore che vi siano piaciute e magari in un commentino fatemi sapere quella che vi si addice di più. Io vi mando un bacio, se vi fa piacere lasciatemi un mi piace a questo video e condividetelo sui vostri social. Ciao, buon Natale! Mua!